Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Ragazzi, anche Karnezis è ufficialmente un nuovo calciatore del Napoli. Terza ufficialità nel giro di poche ore dopo quelle di Meret e di Fabian Ruiz. Ragazzi, mi raccomando, se ancora non avete visto i due video che ho fatto su Fabian Ruiz e su Meret, mi raccomando, andateli a vedere. E quindi, ragazzi, Karnezis questa mattina ha fatto le visite mediche e da pochi minuti è arrivata anche l'ufficialità con la solita foto di rito insieme al presidente Aurelio De Laurentiis. Orestis Karnezis, come tutti sappiamo, è il portiere che coprirà le spalle a Meret, sarà alle spalle di Meret, diciamo, come dissi già nell'altro video che feci su Karnezis, la società ha fatto davvero la scelta giusta, perché nel caso Meret avesse problemi o per quanto riguarda le prestazioni iniziali o per quanto riguarda dei problemi fisici, abbiamo alle sue spalle un portiere davvero di grandissima esperienza internazionale e che ha fatto davvero molti anni da titolare in Serie A con l'Udinese. Come sappiamo, l'operazione Meret-Karnezis è stata una doppia operazione con l'Udinese: 25 milioni per Meret e 2,5 per Karnezis. Karnezis è di proprietà dell'Udinese, era di proprietà dell'Udinese, ora è nostro. L'ultima stagione l'aveva fatta al Watford, sempre in prestito dall'Udinese, e in Premier League ha collezionato 15 presenze. E ripeto, è davvero un portiere di grandissima esperienza. Ha giocato anche nella Liga con il Granada, è il portiere titolare della nazionale greca, ha giocato anche un mondiale con la Grecia nel 2014, dove la Grecia fece davvero molto bene, arrivando agli ottavi di finale. Poi ha giocato 3 stagioni da titolare in Serie A con l'Udinese e lì davvero ha dimostrato di essere un ottimo portiere. Anche in vari Napoli-Udinese ce n'è voluto per fargli dei gol. E davvero un ottimo portiere, ragazzi. Molto agile nei tuffi, molto attento, molto sicuro di se stesso. E quindi, nel caso Meret, ripeto, nel caso Meret avesse qualche problema, abbiamo alle sue spalle un portiere davvero di grande affidamento e abbiamo come secondo un portiere che in più della metà delle squadre di Serie A farebbe senza alcun dubbio il titolare. Ovviamente il titolare, come stiamo dicendo sempre, dovrebbe essere quasi sicuramente Meret. La maggior parte delle partite giocate nella prossima stagione saranno le sue, però Karnezis non c'è dubbio sul fatto che troverà il suo spazio. Probabile che sarà il portiere di Coppa Italia. E poi probabile che giochi anche qualche partita di campionato per far riposare Meret, o anche qualche partita di Champions. Bisognerà vedere. Comunque, ripeto, davvero, ottima scelta da parte della società e il Napoli comunque sta facendo in questa campagna acquisti proprio quello che doveva fare, cioè prendere alternative valide ai calciatori che già avevamo a partire dalla Porta. Abbiamo preso come titolare Meret, un giovane fortissimo e di grandi prospettive, e come alternativa Karnezis a centrocampo abbiamo preso Fabian Ruiz, che si alternerà con i vari Zielinski, Allan, Rogge, Hamsik. In attacco abbiamo preso Verdi, che si alternerà con Insigne, Calleion, Mertens, e in attacco, per quanto riguarda il centravanti, abbiamo Milik e Inglese, anche se poi bisognerà vedere se Inglese rimarrà o meno.
Quindi ragazzi, poi Karnezis e Meret ovviamente li vedremo entrambi anche in ritiro. Nelle amichevoli bisognerà vedere chi farà giocare, bisognerà vedere se Meret ha recuperato appieno dall'infortunio, se ancora ha qualche problema fisico, però dovrebbe essere tutto a posto. Poi ovviamente nelle amichevoli troveranno entrambi il loro spazio. Quindi ragazzi, detto questo, io vi saluto, noi ci vediamo ad un prossimo video e sempre Forza Napoli!